giugno 2020, in compagnia di Monica Lozzi, presidente del settimo municipio, qui nel suo ufficio a Cinecittà, si avvicina un pochino quello che è il periodo delle manovre, in qualche modo per cercare di capire quale sarà il prossimo candidato, quali saranno i prossimi candidati allo scranno del Campidoglio. Monica Lozzi già in un'intervista in passato ci aveva accennato un interessamento da parte sua, insomma, a una candidatura o una partecipazione per quanto riguarda questa competizione elettorale amministrativa del 2021. Ecco, le chiediamo un po' qual è lo stato di avanzamento dell'opera, così potremmo dire utilizzando dei linguaggi burocratici. Voi come sapete, io sono una rappresentante del Movimento 5 Stelle, quindi quello che stiamo facendo in questo momento con la nostra squadra è capire gli spazi che ci sono all'interno del Movimento per presentare la nostra idea di città. Sembra abbastanza delineato il percorso che vede invece candidata l'attuale sindaca, e per carità, su tante cose condividiamo le attività fatte, però siccome riteniamo che altre attività che sono state portate avanti potevano essere fatte meglio, noi quello che auspichiamo è poter avere un posto dove poter andare ad analizzare in maniera chiara le cose che sono state fatte bene, quelle che sono state fatte male, e fare la proposta più credibile per Roma. È normale che se non ci fossero spazi democratici di dialogo e di confronto, avendo noi ottenuto dei buoni risultati nel nostro territorio, andremo avanti con delle nostre proposte. Monica, a parte diciamo le condivisioni su alcune cose e minor condivisioni su altre, insomma, ci sono stati degli attriti che poi si sono consumati, come accade di consueto ormai sempre più frequentemente e quasi esclusivamente sui social, con diciamo delle accuse di bullismo istituzionale per quanto riguarda appunto un comportamento della sindaca che ha imposto in pratica come proprio delegato al quarto municipio l'ex presidente che era stato sfiduciato dalla sua, dal consiglio. Ecco, qui mi sembra che sono una tua dissociazione, una tua critica, parlando appunto di bullismo istituzionale, perché è stata imposta una volontà di una singola rispetto a una molteplicità di persone, sono delle dissonanze di metodo abbastanza di base. Là andiamo a violare proprio il principio base del Movimento 5 Stelle, cioè della democrazia dal basso principalmente. Là noi abbiamo 15 consiglieri del Movimento 5 Stelle che mai si sono allontanati dai principi del Movimento, che hanno messo in discussione l'operato della Presidente e che l'hanno sfiduciata dopo 4 anni in cui cercavano di portare a dialogo, insomma, a confronto e dialogo all'interno, quindi hanno diciamo cercato per 4 anni, come tanti usano dire, lavare i panni sporchi in casa. Nel momento in cui si sono trovati spalle al muro per una dichiarazione proprio della Presidente che ha detto vi sta bene quello che faccio oppure sfiduciatemi, loro si sono trovati costretti a sfiduciare perché secondo loro il programma del 5 Stelle non era portato avanti nel modo corretto. Una volta che una maggioranza, giusto o sbagliato, condivisibile o meno, decide in maniera così netta di mettere all'angolo diciamo, una loro rappresentante, una presidente, io penso che una sindaca che rappresenta lo stesso movimento e la stessa linea politica dovrebbe semplicemente accettare questa presa di posizione della base, del territorio, e avallarla e quindi prendere una strada diversa per poter proseguire l'azione amministrativa di Roma Capitale in quel territorio. Una riflessione penso che sia anche importante farla un po' su quello che è il tuo gruppo di provenienza e di riferimento, che è il Movimento 5 Stelle, nella sua compagine romana. Ecco, per quanto riguarda il gruppo capitolino, mi sembra che ci siano parecchie spaccature, parecchie dissociazioni. Ci sono state dei recenti prese di posizione del Presidente del Consiglio capitolino nei confronti, cioè De Vito, nei confronti di alcuni consiglieri, se non sbaglio Coia, Stefano e Sturni, deferiti addirittura ai probiviri, quando poi lo stesso De Vito è stato vittima in qualche modo di certi autoritarismi all'interno del movimento. Ecco, anche qui questo sarebbe il tuo gruppo di riferimento che dovrebbe poi condividere con te una certa trasversalità, dialogo e così via, però mi sembra che sin dal vertice non c'è. Sicuramente una cosa che è mancata nella gestione della città è il fare squadra e la condivisione sulle tematiche in modo costante. Questa è una delle accuse che io faccio principalmente
all'amministrazione dal punto di vista centrale. Non c'è stato confronto sui temi, non c'è stata condivisione, e la stessa mancanza che abbiamo sentito noi dai territori c'è stata anche all'interno del gruppo Capitolino. Tantissimi di loro lamentano il fatto che non vengono coinvolti nelle scelte, quindi probabilmente questo è stato uno degli esempi in cui magari è mancata quella condivisione, oppure la condivisione non è stata fatta come si doveva fare, e ha portato delle spaccature. Quindi l'incapacità di fare squadra e l'incapacità di condividere, che poi pure quello è uno dei principi base per i quali noi ci stiamo battendo da sempre nelle istituzioni, ha creato tante spaccature anche all'interno del gruppo Capitolino. Ecco, era anche l'uno vale uno, che era uno dei, diciamo, principi. Sì, l'uno vale uno, diciamo che è un concetto che ti dice che ognuno deve poter dire la sua. È normale che poi è la maggioranza che prende le decisioni, ma almeno l'opportunità di avere uno spazio dove poter dire la propria opinione serve pure poi a fare sintesi e tirare fuori una linea politica condivisa con tutti coloro che sono stati eletti. E ricordiamo che su Roma c'è la sindaca, ci stanno i 27 consiglieri capitolini e poi ci sono i presidenti di municipio e i consiglieri municipali, quindi una linea su Roma va presa in condivisione con tutti. E un altro, diciamo, dei punti che tu hai espresso di critica è che non c'è nell'attuale conduzione della città una strategia, una visione, cosa che tu invece vorresti e avresti intenzione di proporre una volta diciamo, candidata, insomma, in una base programmatica. E qui vuol dire che attualmente l'amministrazione in Capitolina, o magari appunto secondo te anche non da adesso ma da un po' di tempo, naviga a vista. Allora, io quello che vedo è una mancanza di visione su tante tematiche, perché noi ad oggi a livello centrale abbiamo lavorato molto bene ad esempio sulla questione del bilancio, sulla riduzione del debito, ma anche perché magari tanti fondi avanzati che potevano essere utilizzati per realizzare opere e servizi sono stati poi utilizzati per ridurre il debito di Roma. Però poi ci sono tanti altri settori, ad esempio andiamo nell'urbanistica, noi abbiamo la questione delle affrancazioni che è ancora ferma, abbiamo tutti i piani particolareggiati per le periferie ferme, abbiamo la delibera che dovrebbe sbloccare 50 milioni di euro fermi nei nostri consorzi opera scomputo nelle periferie, bloccati perché non riusciamo a portarli avanti, abbiamo la questione dei piani di zona incompleti oppure che abbiamo revocato che ancora sono bloccati. Vogliamo parlare ad esempio delle politiche abitative, c'erano 12.000 famiglie in lista d'attesa quando siamo entrati, adesso ce ne sono leggermente di meno, ma nulla abbiamo fatto per incrementare ad esempio il patrimonio casa all'interno del Comune di Roma per dare delle risposte più efficaci. Ci siamo limitati a sgomberare, e a volte in modo anche secondo me eccessivamente punitivo, le famiglie che occupavano in maniera impropria questi immobili per poi darli ad altri, e a volte ci siamo trovati con persone anziane, fragili, che stavano all'interno da anni. Va bene il principio di legalità, ma la legalità la puoi applicare laddove la società ti permette di vivere anche in modo legale, quindi le politiche della casa secondo me non hanno funzionato. All'interno delle politiche sociali noi ci siamo limitati a mantenere gli standard di servizio che abbiamo trovato, non abbiamo investito per migliorare gli accessi al sociale, non abbiamo investito ad esempio per ridurre le liste d'attesa nel sociale, e così potrei andare avanti per molto tempo. ATAC, è vero, abbiamo fatto il concordato di ATAC, abbiamo impedito che questa partecipata fallisse, stiamo risistemando i bilanci, ma ad esempio nelle periferie il servizio non è assolutamente migliorato, anzi con alcune razionalizzazioni delle linee è anche peggiorato. È questo che io spesso non condivido, perché se si ha una visione di città la si deve avere a 360 gradi e bisogna andare ad intervenire in modo corretto su tutta una serie di questioni che sicuramente non si risolvono in 5 anni, ma si possono migliorare in 5 anni. Monica, sempre prendendo spunto dai social, ho visto una foto che mi sembra abbastanza indicativa, adesso appunto chiedo conferma, una foto con tutta la tua giunta qui al municipio, insomma, che sembra un po' appunto una foto di un inizio, non di un punto di arrivo. Ecco, ti chiedo, questa squadra che tu ti sei scelta ed è cambiata in piccolissima parte, sarà quella che poi ti accompagnerà nelle tue scelte, che speriamo si concretizzino a breve?
La squadra nel municipio è composta non solo dai miei 6 assessori, ma anche dai 15 consiglieri di maggioranza che stanno facendo un lavoro eccezionale sui territori e anche di proposta che poi rientra nella programmazione della Giunta. Quella foto, diciamo, che è un po' emblematica più che altro della fase 2 del periodo Covid, perché noi abbiamo lavorato tantissimo nella fase emergenziale cercando di andare a sopperire a tantissime difficoltà che sono emerse nel nostro territorio, e quindi quella immagine è più un'immagine di speranza, nel senso oggi, dopo quel periodo così difficile, siamo ancora più forti di prima e continueremo a lavorare per i cittadini, anche perché abbiamo tantissimi progetti ancora da portare a casa. Però per me è fondamentale il concetto di squadra: se non si lavora insieme, se non si mettono a sistema le idee di un gruppo, è difficile governare questa città. E sicuramente la squadra che ho trovato è una squadra forte, è una squadra che è forte sia da un punto di vista di giunta sia da un punto di vista dei consiglieri, e sicuramente in qualsiasi percorso intraprenderemo molti di loro saranno con me. Senti Monica, in chiusura intanto vorrei ricordare a chi ci ascolta che abbiamo in questo periodo di clausura ascoltato l'assessore Cristina Leo, assessore al sociale, insomma, che ha avuto parecchio da fare in questo periodo, e volevo chiederti un po' un bilancio di questa fase 1, un bilancio, diciamo, riguardante il municipio. Come è andato? Ci sono state sicuramente dei compiti che hai dovuto svolgere, dei problemi che hai dovuto affrontare, ovviamente non ordinari. Ecco, come pensi sia andata la cosa? Allora, nella fase 1 ci sono ad esempio tante critiche sulla questione dei buoni spesa. Lì ci tengo a precisare che come municipio noi siamo stati un po' il braccio operativo, diciamo, del dipartimento, perché è una gestione centrale di quell'appalto, sono loro che stanno fisicamente poi consegnando i buoni. Noi abbiamo raccolto le domande, circa 20.000 ne sono arrivate, le abbiamo dovute scremare perché erano doppie, triple, quadruple, abbiamo dovuto fare tutta una serie di verifiche. Alla fine 8.000 sono stati le persone inserite negli elenchi inviati al dipartimento, che ha dovuto fare un ulteriore lavoro, perché pure per loro il lavoro è stato immane, di scrematura secondo tutta una serie di parametri anche previsti nel bando, e ad oggi andranno a consegnare. A qualcuno non arriveranno i fondi perché c'erano dei parametri stringenti, perché i soldi naturalmente erano contingentati. Noi però nel territorio quello che abbiamo cercato di fare in un momento di estrema crisi, dove tante famiglie, circa il 30% in più, hanno chiesto aiuto, abbiamo attivato una rete di associazionismo sul territorio tra Protezione Civile ed altre associazioni, proprio per garantire intanto la consegna di farmaci e cibo a domicilio alle persone in difficoltà nel periodo di totale lockdown. Abbiamo messo insieme la rete dei mercati, che anche loro fornivano questi servizi. In più ci siamo attivati con le protezioni civili, il banco alimentare, le parrocchie, i nostri volontari, per andare a consegnare circa 3.500 pacchi alimentari ad oggi per sostenere le famiglie in difficoltà. E questo progetto lo stiamo portando avanti, cercando di farlo diventare il progetto di mercato solidale, che dovrebbe durare almeno fino a tutto il prossimo anno. Quindi noi ci siamo impegnati tantissimo, sicuramente i mesi che verranno saranno i più difficili, perché la crisi si vedrà adesso, e noi cercheremo di essere sempre in prima linea al fianco dei cittadini. Perfetto Monica, io ti ringrazio e chiedo soltanto in chiusura di dirci quando è che potremo avere qualche, diciamo, informazione, qualche scelta da parte tua, insomma, definitiva su questo, a questa aspirazione, la possiamo chiamare un'aspirazione al momento? A noi piacerebbe dire la nostra su questa città. Ci vediamo a breve, diciamo, dai, sicuramente prima dell'estate. Grazie Monica Dozzi. Grazie a voi.